Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri informati ai tempi del coronavirus e questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 25 ottobre 2021. Albania. Le persone in ingresso o in transito in Albania, ad eccezione dei minori fino ai 6 anni di età, dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti. 1. Passaporto vaccinale, dal quale risulti che la data del completamento della vaccinazione sia almeno 2 settimane prima della data di ingresso in Albania. 2. Test PCR effettuato entro 72 ore o test rapido antigenico effettuato entro 48 ore dall'ingresso in Albania. 3. Certificato di guarigione attestante l'avvenuto superamento dell'infezione da SARS-CoV-2 rilasciato non oltre i 6 mesi precedenti l'ingresso in Albania. Brasile. Le speciali misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 in Brasile rimangono in vigore fino a nuovo ordine ed includono un divieto di ingresso dello straniero per via terrestre o marittima. Di tali divieti sono escluse solo alcune categorie di viaggiatori. L'elenco completo è disponibile nella sezione sanitaria che trovate nel sito viaggiaresicuri.it. Continua ad essere ammesso l'ingresso per via terrestre dello straniero che abbia necessità di imbarcarsi su un volo di rientro, previa autorizzazione della Polizia Federale richiesta dall'ambasciata del paese di residenza. Per quanto riguarda i viaggiatori internazionali per via aerea, per l'ingresso in Brasile è necessario presentare alla compagnia aerea responsabile del volo prima dell'imbarco un documento comprovante lo svolgimento di test clinico RT-PCR per il Covid-19 con esito negativo eseguito 72 ore prima dell'imbarco, oppure comprovate lo svolgimento di un test antigenico da Covid-19 con esito negativo eseguito 24 ore prima dell'imbarco. E ancora un documento cartaceo o digitale comprovante la compilazione del modulo di dichiarazione sanitaria del viaggiatore, la sigla è DSV, nelle 24 ore precedenti la partenza per il Brasile, con l'accettazione delle misure sanitarie che devono essere rispettate durante il periodo di permanenza nel paese. Il modulo può essere reperito al seguente indirizzo: www.formulario.anvisa.gov.br. Maggiori informazioni le trovate sul sito www.gov.br. India. Si informa che l'accesso alle cure mediche in India in questo periodo potrebbe essere fortemente limitato a causa del numero di casi di Covid-19 che le strutture ospedaliere locali potrebbero trovarsi ad affrontare in molti stati e territori dell'Unione. La sospensione dei voli internazionali da e per l'India è estesa fino al 31 ottobre 2021. La modalità aerea internazionale è assicurata solo da voli speciali. Di conseguenza, i regolari voli commerciali dall'India per l'Italia non sono attualmente operativi e per raggiungere l'Italia dall'India è tendenzialmente necessario servirsi di voli con scalo. Tra le linee aeree europee che collegano l'India all'Europa si segnala che Lufthansa e Air France KLM gestiscono alcuni voli a settimana in partenza da Delhi, Mumbai, Chennai e Bangalore. Si invita tuttavia a prendere tempestivo contatto con la linea aerea prescelta per verificarne l'effettiva operatività. Indonesia. Per quanto riguarda gli spostamenti internazionali, resta confermata la sospensione di ogni esenzione dai visti d'ingresso e dei visa on arrival. È fatto divieto in via generale all'ingresso dei cittadini stranieri in Indonesia, con eccezioni che riguardano esclusivamente limitate categorie di stranieri, agenti diplomatici, possessori di permessi di soggiorno temporanei e permanenti non ancora scaduti, personale straniero impiegato in progetti strategici e aiuti sanitari, equipaggi di navi aeree. Sono state introdotte le tipologie di visto visit visa, finalizzate essenzialmente allo svolgimento di attività economiche, commerciali e formative temporanee in Indonesia, e limited stay visa, destinato allo svolgimento di attività di controllo, ispezione o riparazione, investimenti, ai ricongiungimenti familiari. Kosovo. Sono aperti tutti i varchi di frontiera terrestre, così come l'aeroporto di Pristina. Per chi arriva dall'aeroporto dall'estero è obbligatorio presentare un certificato che attesti alternativamente di aver completato il ciclo di vaccinazione, di essere negativi al Covid a seguito di test antigenico realizzato nelle ultime 48 ore o molecolare realizzato nelle ultime 72 ore, di aver superato la malattia e di avere gli anticorpi, documento emesso massimo 30 giorni prima dell'arrivo nel paese. Sono esonerati da tale misura i viaggiatori in transito nel paese per meno di 3 ore, inclusi i trasportatori, i viaggiatori in transito nel paese per meno di 5 ore con autobus organizzato o linee di transito internazionale regolare, il personale diplomatico accreditato, i minori di 16 anni.
Cipro, nel ricordare la necessità di seguire le indicazioni di sicurezza sanitaria in vigore nel paese, si raccomanda l'osservanza della massima prudenza, l'uso della mascherina e il distanziamento anche all'aperto. Si ricorda che in caso di confermata positività e o diretto contatto con individui positivi al Covid-19, le autorità cipriote impongono un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario, quarantena, in strutture alberghiere dedicate. Eventuali spese connesse alla modifica dei voli di rientro sono a carico degli interessati. Danimarca. Se si sta pianificando un viaggio in Danimarca, si raccomanda di controllare le ultime regole di viaggio prima di partire. La fascia di rischio viene modificata settimanalmente ed è consultabile all'indirizzo www.n.coronasmitte.dk, per cui si prega di verificare la categoria prima della partenza. L'Italia dal 2 ottobre 2021 si trova nella fascia verde. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuro Informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero lunedì 25 ottobre 2021. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it.